Si avvicina l'appuntamento con il terzo live show di X Factor 7, in onda questa sera alle 21 su Sky 1, e la tensione sale. I fan che seguono da varie puntate il talent show più apprezzato d'Italia hanno cominciato a scommettere sulle prossime eliminazioni e sui brani che saranno presentati in quella che sarà una serata speciale. La puntata di stasera sarà infatti dedicata agli anni 90, ai diversi generi musicali che li hanno contraddistinti e alle band che li hanno resi indimenticabili. Band e artisti, molti dei quali sono presenti sul panorama musicale ancora oggi con grande successo. Parliamo di Nirvana, Britney Spears, Cure, Annie Lennox e molti altri. Grande attesa poi per l'esibizione di Chiara Galeazzo, che tornerà a cantare in coppia con Mika. Ricordiamo infatti che la performance di Chiara insieme a Mika è stato uno dei momenti più emozionanti e seguiti dal pubblico della passata edizione di X Factor. Stardust, il brano proposto in quello che è diventato un vero e proprio cult, è stato inserito nella prima raccolta di Mika, Best of the Songbook, volume primo, uscita prevista per il 12 novembre, in cui saranno presenti le canzoni più belle che lo hanno reso una star internazionale. D'altronde Mika si è rivelato fin dai provini la scelta vincente di quest'ultima edizione di X Factor, per la sua spontaneità ma anche per la sua alta preparazione artistica e per la padronanza in campo musicale, padronanza che riesce sempre ad alzare la qualità del programma. È insomma l'alter ego di Morgan, personaggio chiave del talent show e colui che con i suoi commenti e i suoi exploit cattura l'attenzione del pubblico e quando interpreta se stesso fino in fondo allora diventa insostituibile. Ed è proprio di questi giorni la notizia dell'accesa polemica con Elio scoppiata durante il programma di Rai 2, Un giorno da pecora, in cui Morgan veniva attaccato sul lato musicale. Pace fatta però in prossimità della puntata di stasera, lo ha comunicato ieri lo stesso Morgan. Favorita del programma rimane al momento la cantante Violetta, che ormai comincia a rompere il ghiaccio e a rivelare le sue potenzialità. Stasera avremo modo di vederla nell'interpretazione del brano Friday I'm in Love dei Cure. Tra gli ospiti grande attesa per la star internazionale John Newman, il giovane cantante britannico che ha scalato la classifica inglese con Love Me Again e quest'estate ha ottenuto un grande successo mondiale.